Bene, abbiamo detto responsabilità civile, siamo obbligati a risarcire tutti i danni che causiamo. È obbligato sia chi guida e sia il proprietario del veicolo indistintamente. Quindi se chi guida non risulta, ripeto, avere la possibilità di risarcire, interviene il proprietario del veicolo. Ricordiamoci però che tutti i veicoli che sono in circolazione sulla strada, ad eccezione per i monopattini, per adesso le biciclette, speriamo che poi venga obbligatorio anche per i monopattini, hanno l'obbligo di avere assicurazione RCA, responsabilità civile autoveicoli, che è stata proprio resa obbligatoria per pagare i danni in caso di incidente. Okay? Quindi se non intervengo io, interviene l'assicurazione. Abbiamo detto se posso pagare io perché la cifra è inferiore, diciamo sui 500 euro, conviene che pago io, altrimenti l'assicurazione poi subirà un aumento poi in base a quello che sono le tariffe bonus malus che poi vedremo che vengono applicate ad ogni nuova situazione. Allora, chi è soggetto a responsabilità civile può presentare e rivolgere denuncia alla propria compagnia di assicurazione liberandosi dall'obbligo di risarcimento. Quindi, normalmente l'assicurazione mi rilascia questi moduli che si chiamano CIDA, posto che apposta che hanno C, no? Che vuol dire? L'acronimo di Vabbè. Che mi facilita nella compilazione dei dati in caso di incidente. E poi uno agitato, arrabbiato, cosa si dimentica di scrivere? Invece qui sono già precompilati con cosa dobbiamo scrivere. È riservato a due persone solamente, quindi se ci sono più tamponamenti, è chiaro che se siamo tamponati solo quattro veicoli, ne devo fare più di questi moduli, perché questo vale solamente per due veicoli. Dove viene descritto praticamente cosa devo compilare, nome e cognome del proprietario, tipo di assicurazione, numero di patente, nome e cognome di chi guida se è diverso. Nella parte centrale sono riportati quelli che sono gli incidenti che succedono più sovente, uscire da un parcheggio, girare a destra, girare a sinistra, andare alla precedenza, quindi bastano le crocette. E nella parte in basso qua si fa uno schizzo. Se chiaramente si è d'accordo tutti e due, chi ha ragione e chi ha torto, chiaramente deve anche lui essere consapevole di aver sbagliato, allora si firma questo modulo, se ne danno e in quattro copie ricalcate, no? Due copie che tiene un contraente, due copie l'altro, si danno una, vabbè, uno se la può tenere, l'altra dalla assicurazione. Nell'eventualità appunto che la mia assicurazione acquisisce praticamente questa pratica qui, dove è evidente che chi ha torto ha sottoscritto effettivamente di essersi comportato in maniera scorretta, l'assicurazione o mi rimborsa i danni o comunque in ogni caso ci sono delle carrozzerie convenzionate con l'assicurazione stessa dove io posso portare l'auto, nel frattempo mi danno un'auto in sostituzione per poter circolare e niente, mi rimettono a posto l'auto in maniera, diciamo, come nuova. Se ho torto, invece, niente, i miei danni li devo pagare, a meno che ho una polizza che si chiama casco, che poi dipende. Quindi, chi è soggetto alla responsabilità civile può fare riparare il proprio autoveicolo, è chiaro, se ha torto, c'è poco da fare, la posso far riparare. Chi invece ha ragione, normalmente o si rivale, cioè usa queste carrozzerie autorizzate alla situazione. Se io invece non voglio utilizzare la carrozzeria dell'assicurazione, ma ho un mio amico di fiducia della carrozzeria, posso chiaramente andare dove voglio. L'unica cosa è che l'assicurazione a quel punto lì manderà un perito per evidenziare effettivamente i danni che è preventivo, perché il carrozziere può mettere tutto quello che vuole. A quel punto, dato che la carrozzeria non è una concessionaria, cioè una carrozzeria di fiducia dell'assicurazione, ma una carrozzeria esterna, l'assicurazione, per essere sicura di non pagare di più, manderà un perito a verificare effettivamente i danni e farà una perizia e comunque sarà il perito poi che decide effettivamente l'importo che mi vanno a rimborsare. Diciamo che se io mi affido alla carrozzeria dell'assicurazione, nel giro di una settimana in meno ho l'auto a posto. Poi, chi è soggetto alla responsabilità civile può farsi assistere da un consulente di infortunistica stradale durante l'operazione di liquidazione del danno? Sì, quello anche che dicevo prima, quindi il perito sarà che determina in base al costo di manodopera, in base ai veicoli, i pezzi di ricambio e tutto, effettivamente il costo complessivo della riparazione a quanto ammonta. Giorgio, buongiorno.
Buongiorno. Ciao, tutto bene? Sì, tutto bene, tu? Bene, bene, grazie. Sì. Allora, incidente, la responsabilità penale, eccola qua, purtroppo è quella che sorge a seguito di incidente quando si provocano lesioni gravi alle persone coinvolte. Quindi lesioni gravi, abbiamo detto, oltre 40 giorni di prognosi, continua in ospedale o se ci scappa è morto. E in quel caso lì, purtroppo andiamo nel penale. Il penale ricade solamente su chi guida, non sul proprietario del veicolo, se è diverso. Quindi la responsabilità penale sorge a seguito di incidente quando si causa involontariamente, chiaro, non è che un conto è un incidente, un conto se io vado proprio addosso a uno per ammazzarlo. In quel caso lì non è più un omicidio colposo, ma è un omicidio proprio intenzionale. La morte delle persone coinvolte è quindi omicidio colposo. Responsabilità penale, azioni contro il codice penale, quindi senz'altro ci sarà un processo, senz'altro dovrò farmi carico di quelle che sono spese dell'avvocato e quant'altro. Poi è esclusa a seguito dell'incidente quando ci sono danni coinvolti solo le cose. Abbiamo visto solo cose, siamo a responsabilità civile, quindi se non ci sono morti feriti non rientra nel penale. Oppure è esclusa a seguito dell'incidente quando il fatto dipende da cause di forza maggiore, pertanto non è considerato reato. Va bene. Alluvione che porta via le auto e tutto quello che può essere di causa di forza maggiore. Un albero che mi cade, un masso che mi cade in auto quando sto transitando. In quel caso lì non è colpa mia, ma è natura quant'altro. La responsabilità penale è esclusa quando il fatto non è stato considerato reato, quindi è chiaro, c'è sempre un processo e poi sarà il giudice che determina quello che è effettivamente un reato o può essere visto come. No, diciamo non un reato, dipende un pochettino da tutte le attenuanti che posso presentare a mio favore. Poi chi è civilmente e penalmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revisione, sospensione o revoca della patente di guida. Quindi per quanto riguarda la sanzione amministrativa, dipende dalla gravità, possiamo effettivamente, soprattutto se ci sono feriti gravi, se in guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti, o lesioni, cioè un incidente grave dovuti a velocità eccessiva, cosa, effettivamente sarà il giudice poi che determina anche la revisione della patente, se non addirittura la revoca, dipende un pochettino. Adesso con l'omicidio stradale addirittura c'è la revoca della patente. Uno rischia effettivamente fino a 30 anni di non vedere più la patente. Ok, qualche definizione che troveremo. La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge nei confronti del proprietario del veicolo se il conducente non è stato identificato. È il proprietario mai, eh? Se il conducente scappa e non viene identificato, il proprietario nel penale non ne risponde. Nel civile sì, e per la sanzione amministrativa sì, ma nel penale no. Poi chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è sempre soggetto, no, sempre no, perché penalmente, civilmente, solamente diciamo. Poi non è detto che mi arrestino, attenzione, mi arrestano ad esempio se in caso di fuga, di omissione di soccorso, stato di ebbrezza, in quel caso mi arrestano preventivo. Preventivo cosa vuol dire? Che la polizia stessa che interviene mi arresta. Eventualmente l'arresto nel penale, se è grave, cosa sarà poi a seguito di un processo, ma subito no, eh. Poi, la responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa qualora intervenga l'impresa di assicurazione che risarcisca adeguatamente il danno. L'assicurazione interviene per la responsabilità civile, stop. Per la responsabilità penale non interviene, eh? Quindi se devo andare a un processo, l'assicurazione rimborsa tutti i danni, chiaramente, però se è un processo l'assicurazione si ferma sui danni alle persone e basta, quello che è civile. Poi la responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima, non è detto, perché cioè è chiaro che non devo scappare, però ripeto, se questa qui muore, in ogni caso la responsabilità penale c'è sempre, anche se ho prestato soccorso, se mi sono fermato. Più grave se scappo, perché lì c'è omissione di soccorso, ancora peggio. Poi responsabilità civile connessa al sinistro stradale è aggravata dalla mancata copertura assicurativa. Allora, la responsabilità civile, no, non è aggravata perché la mancata copertura assicurativa, cioè il penale subito. La responsabilità civile rimborsa solamente i danni, quindi non è aggravata in questo caso, eh. Sono due cose separate, guardate che una non copre l'altra.
Bene, 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 bene. Ahimè. Vero. Penale connesso al sinistro dare sorge qualora esso con lesioni gravi a persone. Gravi vuol dire o la morte o 40 giorni. Nicola. Vero? Sì. Dipende dalla cifra, certo. Sì, sì, sì. Ripeto. Se più o meno vedi che è un danno piccolino, cosa gli dici? Vabbè, oh, prima di mettere l'assicurazione, vai dal tuo amico carrozziere, mettiamoci d'accordo. Se quello è d'accordo, no, cioè può dare scherzo e dire no, no, io voglio fare il CID. Andrea. Responsabilità civile, sei obbligato a rimborsare i danni, eh? Come responsabilità siamo obbligati a rimborsare tutti i danni che noi causiamo in qualsiasi cosa che fai, ok? Elisa. Ok? Giorgia? Falso. Ok, Giorgia di nuovo. Ah, sì, ci sono io. Ah, scusa. Non lo so, vero? Sì, dipende dall'inflazione, può, è previsto anche questa evenienza. Eh? Ok. Elisa? Falso. Falso perché c'è sempre quella civile, in più c'è anche quella penale e in più quella amministrativa. Nicola. Vero. Sì. Andrea. Vero. Ok. Ahimè. Ok, va bene, andiamo avanti. Forse riesco. Perché non ci riesco? F11. Ok, F11. Ok. Ecco qua l'assicurazione che abbiamo accennato, adesso entriamo nello specifico dell'assicurazione. Allora, abbiamo detto tutti i veicoli, qualsiasi veicolo, a motore o elettrico o a benzina, di qualsiasi alimentazione si tratta, è obbligatorio a livello, vabbè, sul territorio, noi adesso abbiamo parlato sul territorio nazionale, ma su tutto il territorio europeo, ma in tutto il mondo, diciamo, nel mondo, diciamo, non... paesi strani, comunque è quasi da tutte le parti obbligatorio. L'assicurazione a livello della Comunità Europea ha validità, quindi l'assicurazione che faccio in Italia per gli accordi che hanno preso ha validità in tutti gli stati dell'Unione Europea. Dobbiamo fare attenzione che se ad esempio andiamo in Svizzera che non fa parte della Comunità Europea, dobbiamo integrare quella che è la nostra assicurazione con un certificato che si chiama Carta Verde, che mi dà la copertura in quel caso anche su tutti quegli stati che non fanno parte della Comunità Europea. Quale potrebbe essere anche oltre, vabbè, la Svizzera chiaramente, ma che ne so, Marocco, Albania, Tunisia, tutti quegli stati africani del Nord Africa con la carta verde o anche con la copertura. Allora, l'assicurazione, vabbè, andiamo avanti. Quindi, da persone, cose che si trovano su aree pubbliche, vabbè, chiaro. Su una pista privata non è obbligatoria la situazione. Allora, è chiaro che l'assicurazione mi copre i danni nell'eventualità che io rispetti il codice della strada. Quindi tutto quello che non rientra nel codice della strada, se il mio sinistro è dovuto perché, ripeto, non avevo la cintura di sicurezza o mi hanno messo quella potenza del motore,
Faccio guidare, ad esempio, con la patente B, sapete, comunque non so se avete già sentito, che per il primo anno non posso guidare dei veicoli superiori a 70 kW di potenza e 55 kW di rapporto di potenza, che più o meno sono 95 cavalli. Guido un veicolo diverso, anche che abbia 100 cavalli, è come se io non avessi la patente. E anche in quel caso lì l'assicurazione non mi copre. Per cui, nel rispetto di quello che sono il codice della strada, l'assicurazione rimborsa i danni in caso di sinistro. Si chiama appunto RCA, che è l'acronimo di responsabilità civile autoveicoli, e ripeto, comprende tutti i veicoli a motore, dal ciclomotore, alla bicicletta, no, purtroppo, all'autotreno, autocarro, tutti quanti. Quindi copre la responsabilità civile, che obbliga il conducente e il proprietario, ricordiamoci che come responsabilità civile ne rispondono sia chi guida e sia il proprietario. Quindi io posso guidare, ripeto, un'auto che la situazione l'ha fatta un'altra persona. Ad esempio, quando io vado a affittare un'auto, l'auto è assicurata dalla ditta di noleggio, quindi la ditta di noleggio farà la polizza di assicurazione, e anche se io ho un contratto, è chiaro, se ho un contratto di noleggio, l'assicurazione mi paga i danni che io posso causare su un'auto che non è mia. Quindi causati a cosa, persone, animale e persone trasportate. Quindi anche le persone trasportate, anche se sono amici e parenti, l'assicurazione me li copre lo stesso, perché è un danno che ho causato io alla guida di un veicolo, perché l'assicurazione RCA è sull'autoveicolo, non è sulle persone. Se poi io voglio fare un'assicurazione a parte, la posso fare. Ricordiamoci che l'RCA mi copre solo i danni che posso causare. Non mi copre il furto, non mi copre l'incendio, non mi copre gli antivandalici. Sono tutte integrazioni che se io ho un'auto nuova, è chiaro che la voglio assicurare contro il furto, contro l'incendio, contro i cristalli, contro gli antivandalici. Quello che è il premio, per premio si intende quello che io pago annualmente come importo all'assicurazione. Quindi c'è una base dell'RCA che non è poco, non è poco. E ogni integrazione che faccio per avere una copertura in più la pago a parte. Fino ad arrivare, ad esempio, si chiama quella che mi copre totalmente, che mi copre anche i danni che io posso causare a torto, quindi sono coperto al 100%, no, perché un po' di franchigia c'è sempre, ci sarà un 10%. Comunque, quella che mi dà le maggiori garanzie si chiama proprio assicurazione casco. In quel caso copre totalmente. Quando è che l'assicurazione casco la fanno? Ad esempio, quando io ho una macchina in leasing, che ne so, voglio comprare Ferrari, non c'ho i soldi, l'asso finanziario me la compra per me e me la dà con un canone di noleggio mensile. Però in quel caso la proprietaria rimane sempre la finanziaria o la banca che sia. Per essere tutelata, visto che mi dà una macchina che costa 200.000 euro, mi obbliga a fare assicurazione casco, che dico, la vai a distruggere, almeno in parte riusciamo a recuperare quello che è il danno. Okay? Però per quanto riguarda il codice della strada, l'unica assicurazione obbligatoria è l'RCA. Chiaro, se io compro un'auto di 5, 6 anni, 7 anni, che è difficile che me la rubano, non vado a fare un'assicurazione contro il furto, ok? Mi limito a fare l'RCA, che è quella che mi dà la copertura in caso di sinistra. Allora, il premio, abbiamo detto che qui non ce lo dice ancora, comunque il premio è quello che noi paghiamo. Qui ci dice copre entro i massimali. Il massimale è l'importo, vediamo se c'è dopo. Ok, il massimale è l'importo, la cifra massima che la compagnia pagherà in caso di sinistro. Adesso non so quanto è. Non so se è boh. Comunque, è stabilito per legge, quindi non posso decidere io voglio un massimale, che ne so, di 1.000 euro, no. L'importo massimo adesso mi pare che sia addirittura 1.500.000 per ogni sinistro. L'importo che è la cifra, chiaramente, che l'assicurazione risarcisce. Attenzione, sembra tanto, non so, ripeto, sono 1.500.000, 2, però se io ho un incidente con un autobus che mi trasporta 100 bambini, 1.500.000 non mi basta. Non, e quindi cosa succede? Se io supero il rimborso, ripeto, supero il massimale, quindi ho un sinistro che mettiamo che sia 1.500.000, adesso non lo so sinceramente, perché ogni anno viene aggiornato in base al costo della vita, in base all'Istat, quindi ogni anno c'è un decreto nuovo che aggiorna questo importo minimo che l'assicurazione rimborsa.
Se io sinistro, ripeto, che sono 2 milioni di euro, 500.000 euro li devo mettere in tasca mia, perché l'assicurazione, io ho pagato il premio fino a quell'importo lì. Non lo posso diminuire perché l'importo questo qui è stabilito per legge. Eventualmente lo posso aumentare, nel senso che io dico, boh, 1,5 milioni per me è poco, vorrei portare 2 milioni. Pagherò a quel punto lì un premio maggiore e avrò una copertura maggiore. Quindi più ho una copertura estesa e più pago io l'assicurazione. Okay? Quindi l'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti dai test trasportati se il veicolo autorizzato, beh, chiaro, se il veicolo è un autocarro che porta le persone, è chiaro che siamo sempre lì. Sto utilizzando un veicolo diverso da quello che il codice della strada prevede, è chiaro che non mi rimborso i danni alle persone. Poi, quindi, la somma minima di massimo, ecco qui c'è il rischio di fare un po' di confusione perché si parla minimo, massimale e quant'altro. Allora, il massimale è l'importo massimo, quindi la cifra massima che la compagnia pagherà in caso di sinistro ed è garantita per legge. Non può essere una cifra inferiore a questa. Quindi la somma minima dei massimali non può essere diminuita. Quindi se abbiamo detto che 1,5 milioni, quanti zero ci vale? Non c'è più zero. Ancora. Vabbè, no, sono 1, 2, 3, sì, 1,5 milioni. Vabbè, ok. Di euro non lo posso diminuire perché a livello di decreto legge hanno detto che questo deve essere l'importo minimo del mio massimale. Io posso aumentare, abbiamo detto, può essere aumentata pagando un maggiore somma di denaro alla compagnia assicurativa. Quindi io dico, boh, non mi basta 1,5 milioni, voglio 2 milioni, pagherò, mettiamo che dobbiamo far correre qualcuno. Mannaggia, mannaggia, scusate, ma. Quindi, ricapitolando, allora abbiamo detto lo posso aumentare, non lo posso diminuire. Il premio assicurativo, l'importo che il contraente, cioè io che vado a fare assicurazione, verso la compagnia assicurativa in cambio della copertura di rischio indicata nella polizza. Quindi se ho RCA copro solo quello, se ho il furto copro il furto e quant'altro. Ora, per quanto riguarda, eccolo qua, il premio che io vado a pagare è soggetto a tanti, diciamo, variabili che possono essere, allora, prima di tutto, un ragazzo giovane neopatentato paga di più rispetto a uno perché l'assicurazione si basa sulle statistiche degli incidenti sull'Istat. La fascia di età che va dai 20 anni, soprattutto 24 ai 30, è quello che mediamente ha più incidenti e quindi l'assicurazione è quella che rimborsa di più. E quindi a parità di auto, se io su una Panda, mettiamo, spendo, faccio le cifre così, 1.000 euro all'anno, voi che siete neopatentati spenderete 1.200. Perché? Perché siete più a rischio. Poi, le ragazze pagano meno dei ragazzi. Perché? Perché i ragazzi, anche lì statisticamente, hanno meno incidenti dei ragazzi. Quindi una ragazza paga di meno. Chi abita a Napoli rispetto a uno che abita a Torino o Bolzano, meglio ancora, paga di più, perché a Napoli sono soggetti più incidenti. Quindi la variabilità sul prezzo sul territorio italiano varia tantissimo. Infatti io conoscevo anche delle ditte grosse di autotrasporto che avevano preso la sede legale tutti a Bolzano, perché in effetti Bolzano come, diciamo, luogo di sede legale delle ditte dove l'assicurazione costava meno. Ma sto parlando di ditte che avevano 100 automezzi, quindi mezzi grossi di trasporto. Quindi nella quantità è chiaro che conveniva trasportare tutta la sede legale perché hanno fior di milioni che risparmiamo. Questo nel vostro piccolo, adesso tenete conto che però la legge Bersani, boh, sono già 20 anni, ha stabilito, perché una volta cosa succedeva? Neopatentato, chiaramente subito. Adesso vediamo, ci sono delle classi di merito, 14ª classe di merito che vanno da 0 a 30. Si entrava in 14ª classe a metà.
La legge Bersani ha stabilito invece se un ragazzo è residente con una persona che potrebbe essere papà o mamma, potrebbe essere residente sullo stesso, sotto lo stesso tetto, il ragazzo che fa un'assicurazione nuova presso una nuova compagnia acquisisce come classe di merito quella del papà. Quindi se il papà è nella classe di merito 2 è chiaro che pagherà in base a quello che sono le classi di merito. Abbiamo detto classe di merito riferito al bonus malus che adesso vedremo. Vanno da 0 a 30. Quando uno entra e snob, diciamo che uno non abbia la facilità del papà o meno, mediamente entra nella 14ª classe. E vediamo qua come funziona. Allora, l'esempio che ci fa vedere, l'anno 2015, faccio la mia assicurazione nuova, 14ª classe, è chiaro, massimale addirittura 2.500.000, vabbè. Adesso, ripeto, non so quanto è massimale, l'importo minimo che l'assicurazione rimborsa. Mettiamo che sia 2 milioni e mezzo, si dice qua. Non ho mai avuto un sinistro, perché è il primo anno, per cui mi pagherò 1.000 euro di premio. Quindi la mia assicurazione per quanto riguarda l'RCA e basta è 1.000 euro e sono coperto per tutto l'anno. L'anno successivo non ho avuto nessun sinistro, attenzione, a torto. Se ho ragione non è un problema perché paga l'altro. Non ho avuto nessun sinistro a torto, quindi l'assicurazione mi dice guarda, ti applico il bonus perché sei stato bravo. Di conseguenza ti diminuisco la classe di merito da 13ª, da 14 passo a 13, il massimale rimane sempre lo stesso e ti rimborso, cioè ti rimborso, non è che ti do i soldi indietro, ti faccio pagare invece di 1.000 euro per l'anno 2016, ti faccio pagare solo 900 euro, quindi ti ho fatto 100 euro di sconto. Passa un anno, oh mannaggia, ho avuto un sinistro, non mi sono fermato alla precedenza e ho avuto un sinistro a torto. Mi dispiace, a questo punto devo applicare il malus. E cosa comporta questo? Automaticamente la classe ne salti due, non solamente nei bonus diminuisci di una, nel malus addirittura di due. E la mia assicurazione non è che ritorno da 900 ritorno a 1.000, mi viene applicata un malus peggiore ritorno a 1.100. Quindi poi, io è per quello che vi dicevo, se è un danno minimo, conviene risarcire tutto, perché prima di ritornare di nuovo a 900 devono passare due anni. E dal 2017 per ritornare di nuovo a 900 devo passare due anni e mi fanno pagare. Poi nel 2018 hanno fatto un aggiornamento, secondo quello che dice qua, sono numeri, un aggiornamento per quanto riguarda la normativa, quindi con un decreto legge hanno stabilito per legge che il massimale non è più 2 milioni e mezzo ma 5 milioni. È chiaro, la situazione mi dice non è colpa mia, la legge prevede questo, ti devo aumentare il premio perché adesso non sei più coperto per 2 milioni e mezzo, ma sei coperto per 5 milioni. Aumentando chiaramente il massimale che io ti rimborso, ti devo aumentare anche il premio. Quindi, anche se non ho avuto nessun sinistro qua, però la situazione mi è aumentata perché è aumentato il massimale. Ok? Quindi il bonus malus è un po' una tagliola, nel senso che se sono bravo, sì, mi riducono, ma della metà rispetto a quello che mi aumentano se io ho un incidente a torto. Infatti, perché ci sono tanti carrozzieri e cose che fanno i furti? La situazione costa carissimo qui in Italia. Perché proprio per evitare questi inghippi qua, tanti ci sono carrozzieri che rubano e fanno trucchi e tutto, e quindi di conseguenza molte volte la situazione deve pagare dei danni che magari sono inventati o fatti così a regola d'arte. Io ne conosco purtroppo dei carrozzieri che fanno vedere che le auto sono state incidentate o cose, ma fanno dei truschini da paura. Che uno spende pochissimo, giusto da qualcosa al carrozziere e c'è l'auto rimessa a nuovo. È chiaro che questo cosa comporta? Che l'assicurazione avrebbe in perdita. Quindi l'assicurazione per forza si ribalta poi su tutta la comunità e aumenta quello che è il premio. È solamente in Italia che è così caro il premio. Negli altri paesi ma costa decisamente molto molto meno. Forse perché sono più onesti. Quindi il contratto bonus malus comporta una variazione annuale dei premi di assicurazione in base al numero di incidenti causati, quindi causati sinistri a torto. Poi dicevamo della carta verde, per recarsi col proprio veicolo in un paese extracomunitario fuori dall'Unione Europea è necessario essere dotati di carta verde, estensione contrattuale dell'assicurazione. Che mi dà, oltre vabbè, a parte la Svizzera o la Norvegia, che non fa parte della Comunità Europea, o l'Islanda, ripeto, mi copre anche tutti i paesi del Nord Africa, mi copre la Turchia, mi copre l'Albania, quindi anche i paesi che non fuori dall'Europa. E, attenzione, se non la faccio
e capita magari, che ne so, faccio una gita in Svizzera, mi trovo lì in Svizzera e dico, boh, vabbè, andiamo a fare un giro in Svizzera. Controllano soprattutto i gendarmi svizzeri se io ho carta verde. Se non ce l'ho, mi dico, oh, o non entri in Svizzera, o la puoi fare nell'immediato. Nell'immediato cosa vuol dire? Che me la fanno sì subito, vale per 3 giorni e me la fanno strapagare, perché per 3 giorni magari mi fanno pagare 50 euro. Cosa che invece se io la faccio, a parte che adesso tutte le assicurazioni, me ne vedo anche la mia compagnia, me la danno in omaggio. Tanto dicono, è difficile, soprattutto con la madre della scuola guida che vada in Svizzera o cosa, per cui gliela posso dare in omaggio. Ma altrimenti, se non la danno in omaggio, sono poi 5 euro in più. Quindi non, se dovete andare in Svizzera, ricordatevi che se non ce l'avete, la dovete fare sul momento. Allora, l'assicurazione cosa mi deve rilasciare? Questo qui non più. Il contrassegno ormai è stato dematerializzato, quindi non c'è più l'obbligo di esporre, forse non so se vi ricordate tempo fa, veniva applicato questo di correggiare sul vetro, che era il documento che in effetti visibile, perché adesso cosa succede? Adesso con l'applicazione e tutto, anche noi stessi, c'è l'applicazione quella della motorizzazione, il portale dell'automobilista, io metto qualsiasi numero di targa e mi dice se l'auto è assicurata o meno. Quindi anche qui polizia e vigili fanno in fretta a fare il controllo. Quando non c'è ancora tutta questa, diciamo, applicazione o cosa, bisognava esporre questo contrassegno che era rilasciato dall'assicurazione stessa come documento che attestava che il mio veicolo era assicurato. Infatti era solo, c'era scritto solamente la targa del veicolo, che tipo di veicolo era e la scadenza. Quindi, essendo dematerializzato, non c'è più, l'assicurazione mi rilascia solo il certificato. Ripeto, anche questo è inutile perché volendo si controlla direttamente via web se uno è assicurato. Comunque me lo rilascia dove c'è scritto chi è effettivamente il proprietario del veicolo, il contraente, l'indirizzo e la validità da quando scade a quando è valida. Ricordiamoci che l'assicurazione scade alle 24 del giorno previsto, cioè se qui scade il 31/12/2015, alle 24 un minuto non sono più assicurato, quindi se ho un sinistro subito dopo non sono più, no, cioè è rilasciato il 31/12/2015, scade alle 24 del 31/12/2016. Quindi devo chiaramente fare prima l'assicurazione. Poi ci sono alcune compagnie, se non quelle online, con online no perché non ti conoscono, ma io ad esempio che sono 20 anni che sono sempre la stessa assicurazione, mi è capitato che di girare soprattutto magari domenica o qualche cosa che non ho avuto tempo di fare assicurazione, mi danno una copertura estesa di 15 giorni, anche se fisicamente non hanno ancora ricevuto i soldi. Quindi estendo l'assicurazione non alle 24 di quel giorno lì, ma mi danno ancora 15 giorni di tempo. Però è chiaro, non sull'assicurazione online, che lì non hai una persona fisica come riferimento, per cui quando scade, scade. Poi, l'assicurazione, oltre al certificato di assicurazione, mi deve rilasciare l'attestato ogni anno dello stato del rischio. Cos'è l'attestato dello stato del rischio? È un documento ufficiale che stabilisce in che classe di merito sono. Perché questo? Perché io non mi trovo bene con la mia assicurazione, sono in 7ª classe. Voglio cambiare assicurazione, vado a una nuova e dico, ah, io sono in 7ª classe. E come me lo dimostri? Te lo dico io. E tu ti dici, non mi fido, ci deve essere un attestato di rischio rilasciato all'assicurazione che tu te ne vuoi andare via, dove effettivamente definisce il tuo, diciamo, il tuo classe di merito. In quel caso lì posso mantenerti la 7ª classe. Altrimenti, se tu non me lo puoi dimostrare, ricominci da capo, ricominci 14ª. Ok, poi, eccola qui, l'assicurazione RCA non copre danni economici superiori ai massimali stabiliti, quindi massimale, abbiamo visto, non so adesso se sono 1,5 milioni, quello che è, non ha importanza. Però, causa di danni maggiori, non li rimborsa, devo rimborsare io. Poi, danni provocati al proprio veicolo, perché il proprio veicolo, se è un danno che sono io che l'ho provocato perché non mi sono fermato allo stop, la mia assicurazione paga i danni agli altri. I miei danni me li devo pagare io. Poi furto incendio del veicolo, che ripeto, se è un veicolo nuovo vale la pena fare, se è un veicolo già vecchio eviterei. Anche qui guardiamo soprattutto anche le statistiche, ad esempio la Panda è l'auto più rubata in Italia, quindi se mi compro una Panda nuova, Panda, poi c'è le Y, sono anche quelle più rubate. Facciamo attenzione perché sono le auto tra le più rubate, quelle 500, quindi
in base anche al tipo di veicolo, in base alle statistiche del furto, conviene effettivamente, se nuova, comprare. Ma se io compro già una Panda di 10 anni, lasciai perdere. A parte una Panda di 10 anni, non so cosa posso pagare. Posso pagare 2.000 euro. Quindi faccio RCA giusto perché è obbligatoria, ma non sto lì a spendere dei soldi per un'assicurazione che magari non... A parte che oltre i 10 anni non so nemmeno se li assicurano ancora per il furto. Poi danni subiti proprio dai proprietari alla guida del veicolo. Quindi RCA abbiamo detto che rimborsa tutti i danni delle persone che sono in auto con me, quindi trasportati, perché sono io che nel mondo sono rispostato allo stop e ho avuto un incidente, quelli che erano con me hanno subito i danni. I miei danni che io subisco non me li copre, perché sono io che ho causato l'incidente. Anche in questo caso, avessi una copertura a livello mio personale, c'è anche un'assicurazione che si dice, si chiama assicurazione del conducente, in quei casi mi rimborsa anche tutto quello che posso avere io come danni fisici. Poi, con l'assicurazione scaduta si può incorrere nella confisca del veicolo, quindi attenzione che, oddio, confisca del veicolo, non è che me lo portano via, comunque mi arriva la comunicazione che non posso più circolare e non posso più circolare, finché non risolvo il problema che pago l'assicurazione. Poi, quando l'assicurazione per responsabilità civile RCA è scaduta di validità, si incorre una sanzione se si circola, si lascia il veicolo in sosta sulle strade pubbliche, si può anche incorrere nella confisca del veicolo. Quindi ricordiamoci, ve l'ho detto anche mia cognata, che durante la pandemia dell'anno scorso aveva lasciato l'auto, non si poteva uscire, quindi l'auto è stata fuori senza assicurazione, i vigili sono stati anche bastardi loro, gli hanno dato la multa lo stesso e vabbè. Quindi il risarcimento diretto si applica se ci sono danni al veicolo o lesioni di lieve entità al conducente. Quindi diretto cosa vuol dire? L'assicurazione mi rimborsa subito se abbiamo fatto il CID. In quel caso non c'è bisogno di perito, non c'è bisogno di fare altre cose. Se invece c'è una contestazione o meno, in quel caso lì, mettiamo che la controparte non sia disposto ad ammettere le proprie colpe. Dice, ad esempio, la cosa più brutta che può capitare è il semaforo rosso, perché il semaforo rosso... Io passavo col verde, anch'io passavo col verde, ma io c'ho testimoni, anch'io c'ho testimoni. Alla fine, con corso di colpo, ognuno si tiene i propri danni, perché è impossibile stabilire, a meno che ci sia proprio un poliziotto lì. Ma se no, stabilire col semaforo chi ha ragione e chi ha torto non si potrà mai. La cosa diversa è se c'è uno stop, non ti sei fermato lo stop, lì è evidente, c'è il segnale, e allora in quel caso lì sì. Per cui, se c'è il rimborso diretto, la situazione abbiamo visto, un rimborso mi fa riparare l'auto, altrimenti andiamo nel processo, e poi anche lì, io ho ragione, anche tu hai ragione, cosa fa? Uno per fare le proprie ragioni ci mette un avvocato, giudice di pace, spese, poi ripeto, semaforo rosso si dice sempre a 50-50, ognuno si tiene i propri danni e buonanotte. Poi, la procedura di risarcimento diretto non è applicabile se ci sono più di due veicoli, quindi se ci sono più di due veicoli coinvolti, questo qua dovrà fare un CID con questo e un CID con questo, perché il CID vale solamente per due veicoli. Quindi da uno magari piglia i soldi, dall'altro invece li deve pagare, ok? Poi la procedura di risarcimento diretto non è applicabile quando ci sono lesioni gravi a persone, quindi finché sono lesioni piccole, rottura di un braccio, cosa, quindi una anche lì, una prognosi riservata in pochi giorni, la situazione lo paga. Quando invece, e a parte che andiamo nel penale, ma poi in quel caso lì l'assicurazione non rimborsa se sono lesioni gravi. Poi non sono obbligatorie, come abbiamo detto, solitamente sono obbligatorie ai fini del finanziamento per l'acquisto del veicolo, nell'eventualità appunto che io ho un finanziamento da una banca. Allora in quel caso lì me le rendo obbligatorie perché è la banca che tira fuori i soldi per comprare l'auto e me la dà con un noleggio. E quindi devo fare, ma altrimenti furto, grandine, incendio non sono obbligatori, se li voglio fare li faccio. Oppure la polizza casco che mi copre completamente tutti i danni, anche a torto. Poi, nell'eventualità che il veicolo venga rubato in uno stato estero, per poter attivare l'assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello stato italiano. È chiaro, se non ho l'assicurazione contro il furto, tanti saluti, è inutile che faccio preso in denuncia. Tanto, non ho un'assicurazione che me la rimborsa, e chi se ne frega, ormai l'ho persa e buonanotte. Se invece ho l'assicurazione, è chiaro che l'assicurazione vuole una denuncia dove dimostra effettivamente come si sono svolti i casi, i fatti, dove era il veicolo e quant'altro. Se sono ad esempio in Francia in ferie, devo fare una denuncia chiaramente alla gendarmeria francese
e una denuncia la devo ripetere poi qui in Italia, perché l'assicurazione si basa su quello che io ho fatto la denuncia sullo Stato italiano. Poi, nella polizza assicurativa contro il rischio di furto e incendio, il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore che il veicolo aveva al momento in cui è stato rubato o ha preso fuoco. Chiaro, io mi compro un'auto nel 2019, spendo 12.000 euro. L'assicuro per 12.000 euro, quello che ho speso io, giustamente, quindi se me la rubano voglio che mi rimborsino questo. Passano 2 anni, 2019, 3 anni, chiaramente la mia auto magari non vale nemmeno, comunque mettiamo che vale solo 9.000 euro. L'assicurazione mi rimborsa 12.000 euro, ma mi rimborsa il valore attuale del mio veicolo, perché mi dice, vabbè, se tu adesso comprai il veicolo non lo spendevi 12.000, o se lo vendevi, ti dava 9.000 euro. Quindi io ti posso rimborsare il valore attualizzato del tuo veicolo. Ma io ho speso per 12.000 euro. Mi dispiace, a questo punto le assicurazioni estere cosa fanno? Ogni anno che passa riducono di quel tanto, cioè rivedono effettivamente il valore del veicolo e quindi ti abbassano il costo che tu paghi, quelle oneste. Quelle invece che non sono oneste ti mantengono sempre lo stesso prezzo. Se tu non vai a dire guarda che il mio veicolo non vale più 12.000 euro, ma ne vale 10.000, ne vale 11.000, loro stanno zitti e si incassano i soldi. Poi invece, o che conosci o cosa, in automatico ti fanno la rivalutazione del mezzo e di conseguenza ti fanno pagare il premio in effetti sul valore attuale del mezzo. Poi, il fondo di garanzia per il ritiro della strada è una convenzione obbligatoria. Ora, tutte le assicurazioni, diciamo quelle non farlocche che esistono veramente, hanno stabilito, ed è giusto questo, che non so se il 3 o 5% di quello che noi paghiamo sul premio viene accantonato in un fondo di garanzie per il ritiro della strada. È pieno di soldi, è questo. Quando interviene questo? Nel caso di un incidente dove il veicolo che è il sinistro non è assicurato, nel caso che scappi. E quindi con questo fondo, per i soldi in ammucchio, immaginate tutti i veicoli che circolano per la strada, che sono milioni, ognuno versa, mettiamo che fosse solo anche un 2%, ognuno versa un 2% e viene accantonato per questo fondo, soldi ci sono. Infatti mi è capitato ai clienti che avevano avuto un incidente con uno che era senza assicurazione, è passato un po' di tempo, però i soldi poi li hanno presi, proprio perché è intervenuto questo fondo di garanzia. Quindi prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non identificati oppure non coperti. Non solamente alle persone, ma ripeto, talmente tanti soldi che copre anche i danni alle cose. Ho alcune definizioni. Allora, la polizza assicurativa contro il rischio di furto e incendio garantisce una rendita vitalizia al proprietario del veicolo nel caso in cui venga rubato. No, non è che mi danno una pensione, non mi garantisce nessuna rendita vitalizia, magari. Poi, per poter assicurare una polizza assicurativa contro il rischio di furto, occorre che il veicolo sia dotato di antifurto, non necessariamente. Per poter assicurare una polizza assicurativa contro il rischio di incendio, occorre che il veicolo sia munito di apposito meccanismo, no, anche qui non è obbligatorio. Importante, ripeto, che sia abbia mantenuto l'omologazione della casa costruttrice. È chiaro che magari io metto una centralina diversa, più potente, o una batteria, qualsiasi cosa, piglia fuoco, e potrebbe intervenire l'assicurazione, chiaro, non su una Panda se piglia fuoco, vabbè, ma che ciò, che ne so, un Ferrari che sono 200.000 euro di macchina. L'assicurazione, prima di magari rimborsarmi l'auto, vuoi controllare se effettivamente, mettiamo che io abbia taroccato la centralina, per cui possono dire, ma caso tu hai fatto qualche cosa sulla parte elettrica, può essere questo il motivo per cui si è causato l'incendio, per cui ti attacchi. Pertanto il veicolo non deve essere toccato assolutamente. In caso di sinistro con danni al veicolo, richiesta di risarcimento diretto verso no, anche qui le fotografie, ecco, le fotografie conviene sempre fare, intanto adesso con il telefonino un attimo, c'è un sinistro, giusto per far, diciamo, avvalorare la mia semaforo, non posso, è inutile stare a fotografare il semaforo perché tanto il semaforo continua a cambiare. Ma una mancata precedenza, ad esempio una mancata precedenza destra, è utile fare fotografie giusto della strada, dove si vedono i veicoli di quello che viene da destra rispetto all'altro. Okay? In quel caso lì non è obbligatorio, però carta canta conviene sempre. Meglio ancora se uno c'ha la telecamera. Ecco,
Se c'è la telecamera, allora lì sì, posso fare il discorso del semaforo, perché con la telecamera mi riprende effettivamente al momento dell'urto, come il semaforo, in quel caso lì non è contestabile. Poi, la formula assicurativa bonus malus non si applica per i motocicli. No, allora, non si applica per gli autocarri e gli autobus. Qui ci sono, perché chiaramente stiamo parlando di veicoli diversi, veicoli adibiti per il trasporto, quindi non c'è bonus malus. Ma tutto quello che patente A e patente B si applica per il bonus malus. Ok, è stata un po' lunga questo, vediamo un po' di domande, ce la facciamo ancora, no? Sì, sì, ce la facciamo. Non andiamo avanti perché qua... Vediamo. Allora, Giorgia. Vero. Ok, ancora. Falso perché copre i danni sia, sia chi guida che il proprietario, giusto? Andrea. Un altro. Oh, no, porca, sì. Ah no, questo è un altro. Falso. Ahimè. Ok. Elisa? No. Ok, Elisa di nuovo. Posso. Ok. No, Elisa, Andrea. Mi danno una pensione, una rendita vitalizia, no, vabbè, ti hanno rubato la mano, ho preso fuoco, ti do 1000 euro al mese. Nicola. Falso. E quello, quella cassaforte vengo accumulati in parte del premio. Giorgia. Falso. Ok. Ahimè. Ciao, com'è? Bene. Tranne Daniela. Minchia, mi ha fatto una guida di un bradipo. Prima, seconda, ma tutto 30 loro. La terza non mi ha sognato di mettermi, ma neanche su un rettilineo dove avevamo precedente. E poi ha detto, come posso giudicarti se guidi così? Vabbè. Andrea. Bene. Elisa. Facile, tutti gli incendi, sia che è doloso sia che è dovuto un incidente. Nicola. Bella questa. Ma non è come incendi. Elisa. Sì. Ahimè. Ai, non è stabile. Ok, Giorgio, mi senti ancora? Sì, per un attimo è scomparso tutto, però ci sono. Sì, infatti ho visto che diceva che non era stabile, infatti è per questo che l'ho chiesto. Dai.
Falso. Falso, non necessariamente. Ancora un giro. Aime, va, questa che è corta. Falso. Ok. Elisa? Falso. Falso, che è il premio proprio in casa della situazione. Andrea? Falso. Ok, Nicola? Vero. Ok, e Giorgia? Vero. Bene, vediamo cosa ci abbiamo poi domani, che così abbiamo già idea di dove andremo a parlare. Psicologia del conoscente. Psicologia del conoscente va giusto bene poi mercoledì, vi ricordo che c'è... Me l'ho già dato il link? No, sì, ok. Alle 18, quindi dopo finita la lezione. Ok, ci vediamo domani, Giorgia. Ciao, grazie. Grazie a te, ciao.